A lei la parola, allora, grazie. Buonasera a tutti. Io aspetti, ho voluto un attimino questo. Prego. Così. Okay. Io, diciamo, ho scelto di non mostrarvi cose. Approfitto di questa, della possibilità di poter dialogare e condividere alcune preoccupazioni, impressioni, insomma, in un pubblico dove sono state, io ho ascoltato con grandissima attenzione tutti gli interventi, interventi a volte molto propositivi, proiettati verso il futuro, ma ho accolto anche preoccupazioni da molti che trattano questo tipo di risorse non librarie, per come rendere al meglio al pubblico, perché poi alla fine dei conti la soggettazione, soggettare è tutto rivolto al pubblico di utenti, a noi come ricercatori, insomma questo è. La mia, diciamo, vi illustrerò quindi brevemente intanto l'esperienza di quello che è uno dei più antichi istituti culturali italiani, che era stata la Discoteca di Stato fino al 2007, il più antico istituto di cultura, uno dei più antichi istituti di cultura italiani, non il più antico istituto dell'audiovisivo in Europa. Il più antico è quello di Vienna, nato nel 1899. La Discoteca di Stato nacque nel 1928. Contestualizzare un po' la nascita degli istituti, che ne ha determinato un po' anche la fisionomia, vedere come si è evoluto, come ha trattato, diciamo, le sue collezioni, come le ha presentate, diciamo, all'utenza e al punto in cui è arrivato oggi, aiuta molto a capire anche forse i passi che si possono fare. Noi l'istituto ha una lunga storia, è stato, diciamo, è un istituto che non è nato in ambiti accademici, come è stato per esempio dell'istituto di Vienna, è nato in ambiti, diciamo, per opera di un privato che aveva immesso, diciamo, in questo suo progetto, diciamo, queste due visioni proprie di un futurista dell'amore per la tecnologia e per la guerra. Per cui è nato questo istituto con una collezione che si basava su una raccolta di voci di condottieri della Grande Guerra, condottieri e politici della Grande Guerra. Diciamo che ha mantenuto una struttura sempre, diciamo, è stata sempre una divisione un po' amministrativa, con funzioni anche di servizio, non soltanto quando faceva parte della presidenza del Consiglio dei Ministri, ma anche quando è entrata nel neonato Ministero per i Beni e le Attività Culturali, come si chiamava il MIC quando è nato nel 1974, è stato sempre appunto un istituto di servizi, perché qui in Italia è stata molto molto lenta la consapevolezza di che cosa possono significare, di vedere le risorse sonore e audiovisive come beni culturali. Dico questo perché il non avere una consapevolezza di alcuni oggetti, abbiamo parlato di fotografie, abbiamo parlato di carte, diciamo di carte, di mappe, di tante cose, non avere la consapevolezza che queste risorse sono risorse, sono beni culturali, ne ha determinato, diciamo, una difficoltà di trattamento, una difficoltà di veicolarle dal punto di vista produttivo in maniera consona per avere strumenti maggiori per trattarle al meglio, perché tutti noi, insomma, ancora parliamo di risorse non librarie, non si riesce a trovare un termine diverso che accomuni supporti così diversi, beni sonori, supporti sonori audiovisivi, carte o altro, perché il libro è ancora, appunto, al principio era il libro e va bene, insomma, questo. Però, diciamo, non avere la consapevolezza che siano beni culturali porta alla produzione a mettere sul mercato materiali che sono assolutamente privi di quelli che è il minimo, diciamo, per poterli descrivere, diciamo, informazioni che siano corrette, che siano complete, accessibili e quant'altro. Diciamo, quando
quindi è stato un lungo percorso. Le tappe principali per cominciare ad andare in questo verso sono state alla fine del 99, diciamo del 1999, il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, dove erano stati inclusi, chi lo tratta se lo ricorda, le fotografie, gli esemplari delle opere cinematografiche, audiovisive, immagini in movimento o comunque registrate, la cui produzione non risaliva a oltre 25 anni, ci si comincia a avvicinare. Poi è stato importante il decreto legislativo del 2004, il codice dei beni culturali e del paesaggio, che aveva inserito, comprendendoli come beni culturali, le fotografie, sempre con relativi matrici e negative, le pellicole cinematografiche e i supporti audiovisivi in genere aventi caratteristica di rarità e di pregio. Come vedete siamo ancora molto avanti, però ancora parliamo di rarità e di pregio, come se diciamo questo tipo di supporti e di documentazione non fosse di per sé un bene culturale. E, diciamo, però è stata importante la legge del 2004 perché poi è seguito il deposito obbligatorio. Il deposito obbligatorio, anche questo è uno status importante per i beni sonori audiovisivi, perché diciamo, non che non ci fosse dall'inizio, però era legato a due leggi degli anni 30 che praticamente che subordinavano la richiesta alle case discografiche, alle case editrici, su richiesta di deposito di materiali, con tutto quello che è significato. E quindi questo. Dicevo che la premessa, questa premessa è importante perché come dicevo prima, sono le vicende storiche che poi determinano la vita degli istituti. E dalla sua fondazione nel 28 fino alla metà degli anni 30 era un istituto che non aveva di fatto un vero e proprio catalogo, quindi anche per arrivare appunto alla soggettazione. C'erano poche registrazioni che si ricordavano a memoria, un po' come si faceva come facevano i monaci nelle prime, diciamo, che conservavano nelle biblioteche, che conoscevano a memoria fino a quando non sono diventati troppi. E poi quando arriveranno in massa i prodotti di un'industria discografica che già quando è nata la Discoteca di Stato aveva già un quarto di secolo di vita, si cominciarono a gestire meglio la situazione. Io ho iniziato a lavorare in un istituto che era ancora Discoteca di Stato alla metà degli anni 80 del Novecento, quando ancora esisteva la sala cataloghi, quando appunto c'erano gli schedari cartacei. Qualcuno di voi probabilmente lo ricorda, con una buona parte di schede ancora manoscritte. E sebbene appunto fosse un istituto che è stato luogo di ricerca e di una anche interessantissima produzione sonora, di produzione in quanto l'istituto è stato a lungo anche un'etichetta discografica, la Discoteca di Stato è stato un luogo a lungo molto periferico con questa tipologia di materiali conservati, tipologia che riprende tutta la tecnologia della incisione e della registrazione dagli albori, dai cilindri di cera fino a oggi, diciamo, all'immateriale rappresentato dai file, però era un istituto che viveva in maniera un po' periferica. Praticamente le schede erano divise per argomenti, un po' come dovevano essere le biblioteche delle origini. Io ricordo una bellissima definizione che trovai anni fa in un libro di Manguel, una storia della lettura, dove parlava di ordinatori dell'universo, che i sumeri come avrebbero definito chi cataloga e ordina, diciamo, lo scibile umano. Insomma, mi era piaciuta molto. Le schede erano ordinate sulla base di musica, una premessa: molto spesso si confonde l'audiovisivo e la registrazione sonora. Sì, c'è una sorta di identificazione con la musica, ma ovviamente insomma non è così, anche se la musica ha una presenza abbastanza costante e numerosa. Erano diviso appunto le schede, c'erano il settore della musica classica, la musica leggera, jazz, folklore, poi c'erano le nastroteche, materiali inediti, voci storiche, teatro, e poi le schede all'interno di queste, che erano gli argomenti, erano i soggetti, diciamo, dello schedario cartaceo, erano ordinate poi all'interno per esecutore.
cioè per esecutore per quanto riguarda la musica leggera, la musica jazz, per compositore la musica classica e così via. I materiali, diciamo, la differenza diciamo, di questo mondo si vedeva anche da come erano le schede. Voi tutti conoscerete, anche se adesso non si usano più le tradizionali schede delle biblioteche, che erano schede piccoline, quelle di questo tipo di materiali erano delle schede grandi il doppio, perché non è un supporto audiovisivo, non è prescindibile dai suoi contenuti, per cui la descrizione è stata sempre analitica. I cosiddetti brani o tracce sono la parte integrante di questa questa produzione. Quindi questo per dire che fino praticamente all'ultimo ventennio del Novecento l'approccio sia alla catalogazione che alla descrizione, alla soggettazione, descrizione semantica, come vogliamo, dei documenti, era molto più semplice, e questo ce lo diciamo sempre anche con tutti i colleghi con i quali, sia dell'ICCU, anche dell'ICCD abbiamo avuto rapporti, con i quali magari ci riuniamo per portare avanti le linee guida per la catalogazione e soggettazione. Era oggettivamente più semplice perché erano pochissime, erano pochi gli elementi da riportare. L'istituto fu ristrutturato completamente alla metà degli anni 90 da una bravissima bibliotecaria che era Maria Carla Cavagni-Soggiu, e fu ristrutturato in previsione di quella che prima o poi era la prospettiva, anche se ci si sarebbe arrivati più tardi, sarebbe stata l'entrata nel sistema bibliotecario nazionale dove ora siamo. Fino a quel momento c'era un sistema di catalogazione locale che si chiamava WinDJ, delineato proprio e specifico per la descrizione di questo tipo di supporti, e in occasione poi dell'entrata in SBN descrivere questo materiale fu preparata una lista di soggetti presi dai vari repertori cartacei ancora comunemente utilizzati anche dal soggettario ovviamente di Firenze, e quando quindi alla fine del 2015 l'istituto è travasato sistema bibliotecario nazionale, ha portato, oltre a una rilevantissima mole di dati, anche un soggettario interno costituito da voci ricavate nel tempo da vari repertori nazionali e internazionali. E ancora oggi il soggettario dell'istituto, che è ricercabile in OPAC a livello locale come gran parte delle risorse, è un soggettario che richiederebbe una grande revisione, perché non solo per inesattezze, ma anche perché con il travaso le stringhe si sono duplicate, a volte sono inesatte e sarebbero molto da bonificare. L'istituto al momento ha conta circa 500.000 di supporti di vario genere, ci sono in SBN ci sono circa 2 milioni di dati con un terzo di materiale che è stato digitalizzato, quindi è disponibile sia per quanto riguarda a livello sonoro che a livello iconografico dei supporti online. E l'avvento del digitale, come è stato come abbiamo visto in tante delle presentazioni, ovviamente ha in parte facilitato il lavoro di ricerca, sicuramente avere sul proprio tavolo un mondo di fonti a cui attingere in brevissimo tempo è oggettivamente molto più semplice che andare a scartabellare i repertori spesso non presenti in tutti gli istituti. Però ha anche reso molto più complesso il lavoro del bibliotecario in termini sia di catalogazione ma anche di soggettazione. Non a caso che molto spesso rischia di essere, abbiamo visto anche troppo soggettiva, ma
È inevitabile questo, e una particolare difficoltà questa per gli istituti come appunto l'istituto, quello che adesso si chiama Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi dal 2007, dove sì, noi si cerca di utilizzare tutte le fonti sintattiche previste, il soggettario, però diciamo ci si rende conto quanto sia difficile questo lavoro di soggettazione, nel senso che per alcune risorse, siano esse librarie oppure diciamo audiovisive, la stringa di soggettazione può essere la stessa. Diciamo è abbastanza semplice, tra virgolette, non so, una guida di Roma, sia essa cartacea sia essa audiovisiva, grosso modo si può soggettare allo stesso modo dal punto di vista appunto del contenuto, però diciamo soltanto per analogia ci si può riferire a questi tipi di contenuti per tutte quante le risorse, perché come dicevo è forse più semplice concentrarsi su certe strutture per i, diciamo, per gli istituti che sono, specialistici, per cui appunto un istituto cartografico, un istituto musicale, ma un istituto come può essere un archivio, un istituto audiovisivo, sonoro audiovisivo, dove praticamente è presente, come dire, tutto lo scibile umano, un po' come la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e di Roma, ma con la differenza, tra l'altro, che i supporti sono sempre, intanto c'è questa dualità insomma, importante tra supporto e contenuto, di cui si deve tenere conto, cioè questa necessità di avere comunque bisogno di macchine per leggerlo. E poi, diciamo, perché non è semplice soggettare in maniera analitica supporti che hanno contenuti incredibili, contenuti numerosi, perché si rischia di soggettare con grandi categorie che però rimangono generiche per un accesso approfondito al documento. Infatti anche molti sistemi anche di ricerca si stanno muovendo su modelli un po' che stanno cercando di andare vicino a esigenze maggiori. Prima appunto Arturo aveva descritto anche questo nuovo sistema, diciamo, alfabetica, che cerca, diciamo, di essere più vicino alle esigenze, diciamo, alle esigenze di ricerca, e per cui diciamo ci sarà questo caricamento anche di un thesaurus che cercherà di aggiornare, insomma, di rispondere a tutte le esigenze. E un'altra cosa, un piccolo inciso è che la difficoltà è data anche dal fatto che, dal quale io credo veramente che non possiamo prescindere, che questo uso di strumenti informatici, la capacità di intervenire da autorità e quindi poter riordinare anche sulla base delle nuove visioni tutto il nostro passato, non si può prescindere però dal valutare la situazione che stanno affrontando comunque gli istituti, tutti gli istituti dei beni culturali, ma non solo, dove le risorse umane si stanno prosciugando, per cui tutti questi discorsi essenziali rischiano di rimanere veramente lettera morta, perché non c'è nessuno poi che possa non solo correggere ciò che c'è da correggere, ma proprio procedere a catalogare e a digitalizzare. E anche perché per rimanere al mondo della registrazione sonora e audiovisiva, che è così connesso all'evoluzione tecnologica, produce a livello industriale una quantità enorme di supporti. Noi, diciamo, come deposito obbligatorio arrivano almeno 10.000 supporti l'anno, ma proprio per dire, diciamo, una cifra minima, senza contare donazioni e altro. E diciamo perché appunto le maggiori potenzialità che offre la tecnologia
hanno prodotto tra l'altro anche nell'utenza una maggiore aspettativa per la ricerca. Anche noi utenti siamo molto più, voglio dire, siamo molto più esigenti nella ricerca, soprattutto per cui, come dicevo prima, non sempre è sufficiente attribuire le tradizionali categorie di soggetti alle risorse che stiamo descrivendo. È sempre più un'esigenza che viene sempre più necessaria, quella proprio di indicizzare non soltanto i supporti, ma proprio il contenuto e non a livello generale. Vi volevo parlare, cioè semplicemente vi faccio un accenno ai contesti, soprattutto parlati, i contesti che possono essere relativi a interviste, a fonti orali, dove veramente un'unica stringa di soggetto per una intervista è assolutamente è evidente che è insufficiente. È insufficiente per quale motivo? Perché, ed è lo stesso discorso che io, insomma, mi sono occupata, mi occupo anche di fonti orali per la ricerca storica. L'ascolto di un'intervista è un'opera insomma molto onerosa, cioè onerosa in termini anche di tempo, tant'è che molto spesso le interviste sono state rese e vengono lette sotto forma di trascrizioni, perché chiaramente io appunto se ho 3 ore di registrazione in 20 minuti le posso leggere, mentre mi ci vogliono 3 ore per ascoltarle, insomma. Uno degli esempi appunto di cui noi abbiamo nella nostra sede di istituto, abbiamo la appunto ospitiamo, è questo accesso, questa indicizzazione per contenuti sul genere di quello che è il riferimento tipico, è quello della Shaw Foundation. Insomma, ovviamente noi abbiamo è possibile accedere dall'Istituto Centrale per i Beni Sonori Audiovisivi, dove ci sono oltre 55.000 interviste catalogate, indicizzabili e consultabili proprio attraverso minuto per minuto, attraverso 60.000 parole chiavi e frasi. Ovviamente è un progetto che è stato fatto tramite una convenzione nel 2013 con l'Istituto, e su questa falsa riga è stato fatto un progetto che promosso dall'Istituto Centrale per i Beni Sonori Audiovisivi in questa direzione, che è Ti racconto in italiano. Ti racconto in italiano, che è una piattaforma che è stata realizzata per valorizzare come prima cosa alcune risorse sonore, ma ovviamente come struttura è espandibile, insomma. Questa prima parte era stata realizzata attraverso una serie di interviste ad artisti, imprenditori, attori, registi, raccolte tra gli anni 80 del XX secolo e il 2000, con l'obiettivo principale di fornire in primo luogo materiale originale agli studenti stranieri per esercitare, insomma, la conoscenza degli italiani, e dare comunque degli strumenti per gli studiosi di utilizzare al meglio queste fonti. Sono state realizzate collaborazioni con l'Università degli Studi di Siena, con l'Università e ovviamente con il supporto della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e del nuovo soggettario, per nella creazione di strumenti di ricerca come indici, insomma, e termini controllati standard per accedere ai materiali. È intuibile ovviamente quella che è una grande utilità non soltanto per gli studiosi, per orientarsi in migliaia e migliaia di ore di registrazione, perché appunto nella pratica quando si devono fare ricerche su grandi quantità di materiali, non soltanto essenzialmente parlato, ma non solo, è chiaro che orientarsi in migliaia di ore di registrazione è praticamente impossibile, cioè è impossibile anche tramite semplicemente qualche termine di soggettazione, che pure è fondamentale. E quindi probabilmente, ecco, questo tipo di materiali di indicizzazione dei contenuti potrebbe essere, è una cosa che si può aggiungere a quello che è una
revisione, un incremento dei soggettari per poter accedere a contenuti diversi. Grazie.